Devo dire che con grande piacere ho notato negli ultimi anni una tendenza che è quella appunto da parte degli autori di affidarsi sempre di più ai curatori. Probabilmente c'è una maggiore consapevolezza della necessità che sia una persona esterna a parlare dei propri progetti, proprio perché spesso gli autori sono troppo dentro le loro storie e quindi difficilmente riescono a trasmettere i motivi e le motivazioni dietro i propri percorsi. Liquida Photo Festival è nato come un'idea alla fine del 2021 e si pone come un festival di fotografia e di immagine che interpreta appunto la liquidità della fotografia nella società contemporanea, che diventa sempre più volubile, malleabile e veloce proprio grazie alla navigazione tramite il digital e il web. Una fotografia che è sempre più simile a un'immagine mentale piuttosto che a un prodotto che si esplicita come oggetto. E appunto all'interno di Liquida Photo Festival la mia intenzione era quella di rappresentare tutte le modalità attraverso le quali la fotografia oggi si esprime. E in una dimensione sempre più virtuale, digitale, ovviamente all'interno di Liquida Photo Festival ci sono tantissime foto incorniciate che assumono ancora più valore di fronte a questa volatilità delle immagini, ma anche ci sono immagini in movimento, video e quant'altro. Il tema di questa prima edizione di Liquida Photo Festival è Look Beyond e vuole cercare di restituire tutte quelle manifestazioni attraverso cui la fotografia aiuta appunto ad andare oltre nella lettura e nell'interpretazione della realtà, ponendosi quindi come uno dei mezzi principali di comunicazione della realtà tangibile e non nella quale siamo appunto immersi. In Look Beyond convergono diversi progetti, come per esempio quello ospitato all'interno del Galoppatoio, che è intitolato Where My Feet Stand, che raccoglie appunto dei progetti che tendono per esempio a restituire visioni altre rispetto all'identità dei territori. La scelta di solito di tutti i progetti che vengono selezionati avviene un po' per mie selezioni passate o stima particolare che mi lega a determinati autori e che voglio in qualche modo restituire al pubblico, e comunque tutti i progetti sono scelti per la qualità dei contenuti, per l'originalità delle modalità espressive di restituzione e perché comunque gli autori hanno una ricerca molto dettagliata e specifica che rende la loro pratica fortemente evocativa e identificabile. La sezione exhibition di Liquida, che appunto raccoglie i migliori progetti di autori pervenuti tramite call, si apre con il progetto di Du Nguyen, che è un autore di origini taiwanesi emigrato in Norvegia in tenera età. La condizione di assoluta impermanenza e di sensazione di non appartenenza a nessun luogo è quello che caratterizza appunto la ricerca e la pratica di Dui, che non possiede attualmente nessun ricordo della sua infanzia e nessuna fotografia d'archivio, proprio perché è emigrato in estrema fretta e furia con la mamma, e quindi tutta la sua pratica verte alla ricostruzione ex post di una vita che non sente che gli appartenga, su cui costruire il proprio futuro. La sua ricerca si esplicita attraverso l'autoritratto, ma anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e il video. Per esempio, alle mie spalle c'è una cornice all'interno della quale, partendo da un proprio autoritratto, mettendolo in dialogo con un sistema di intelligenza artificiale, Due è riuscito a ricostruire il proprio volto di bambino e ad avere una proiezione di quello che sarà il suo volto in età adulta, visto che nessuno nel suo albero genealogico, per motivi più o meno violenti, è riuscito a raggiungere l'età di 70 anni. È un racconto che a me ha destato moltissime emozioni e che trovo che nella sua pratica trovi un'espressione altrettanto emotiva, capace di raggiungere anche chi in realtà non approfondisce di prima voce il racconto attraverso la narrazione di Dui. E questo ha fatto sì che lo premiassi come risultato finale di una residenza all'interno di Paratissima Factory,
che Dui aveva vinto qualche mese fa, chiedendomi di selezionare, di riconoscere un premio a uno degli artisti candidati, ho sentito molto forte questa esigenza, proprio perché il suo progetto, in pieno tema con quello di Liquida, era proprio l'andare oltre il concetto di autobiografia fotografica. Nella selezione che ho ricevuto con la call appunto di Look Beyond, che invitava i fotografi a restituire progetti che indagassero ambiti in cui la fotografia riesce a superare la comune realtà, in effetti ho ricevuto tantissime candidature che si occupavano della fotografia d'archivio, comunque del concetto di memoria fotografica. Ci troviamo all'interno della sezione di exhibition che raccoglie 5 progetti che partono appunto dalla fotografia come strumento di ricordo o come luogo della memoria. E l'indagine è singolare, che si sviluppi su una prospettiva temporale che guarda sia tanto al passato quanto al futuro. Per esempio, come appunto avevo già accennato, Dui cerca di ricostruire oggi la propria memoria passata attraverso lo strumento fotografico. Isabella Sommati, per esempio, cerca di capire in che modo la mancanza di supporti fisici di stampa di fotografie digitali di oggi, un domani, potrebbe risultare nient'altro che una restituzione dei nostri feed di Facebook, sul quale le foto sono spesso coperte da adesivi di matrice iconica che ormai sono molto familiari. Ancora, per esempio, Alex D'Urso invece fa un discorso sulla memoria del passato, cercando degli strumenti tecnologici attraverso i quali restituire un aspetto accattivante a materiali che vengono considerati non attraenti. E sicuramente la fotografia nella sua prima forma espressiva più quotidiana, ovvero la fotografia vernacolare, quella familiare, ha costituito un bacino di enorme raccolta di memoria. E il fatto che molti fotografi, da produttori di scatti, diventino autori e interpreti di materiali fotografici d'archivio, ai quali tendono a dare nuove valenze, trasformandoli da immagini dormienti, come si suol dire, vuote di significato, a immagini significative, vuol dire che la memoria, come interpretata attraverso lo strumento fotografico, è un argomento quanto mai attuale e che secondo me denota un certo interesse, ma anche una certa paura di dimenticare. Siamo bombardati da immagini quotidianamente che subiamo quasi passivamente, senza capacità di soffermarci su nessuna in particolare. E la capacità, la voglia, l'urgenza di bloccare lo sguardo anche su fotografie che non sono attuali, secondo me è un input a indagare una dimensione che è sempre più attuale, cioè quella della necessità di ricordare oggi quello che siamo stati ieri e quello che probabilmente saremo anche domani. Soprattutto con la fotografia digitale si apre un mondo a livello allestitivo, proprio perché a partire da un file la sua stampa può essere applicata su qualsiasi tipo di supporto, e soprattutto nei festival fotografici e nelle mostre questo rappresenta un campo espressivo praticamente infinito. All'interno anche di Liquida Festival molte presentazioni sono state progettate su materiali effimeri come blue back, che non sono finalizzati ovviamente alla vendita dell'oggetto in sé, ma che contribuiscono a creare una cornice di racconto che di volta in volta viene studiata ad hoc con l'artista. In questo spazio di Frank Stellitano vediamo molte tipologie di supporti diversi che sono state progettate per un altro progetto espositivo in un palazzo vicino Milano. E diciamo che anche in questo senso possiamo vedere la molteplicità dei lightbox, della stampa su D-Bond. Quindi la partenza dal file digitale ci permette davvero di ampliare a 360 gradi il raggio di espressione della fotografia. E in questo senso anche la liquidità dell'immagine è anche questo, cioè uscire dal concetto classico di oggetto incorniciato
è un limite che per esempio la pittura o la scultura hanno, che è abbastanza stringente. Diciamo che ovviamente la possibilità di installare in maniera diversa dipende appunto dalle finalità della mostra. Se la mostra ha appunto delle finalità di vendita, ovviamente si escludono tutta una serie di possibilità di stampa su materiali, come dicevo, effimeri, che non possono essere venduti e che hanno appunto solo delle finalità puramente comunicative. Il progetto di Frank Stelitano, ospitato appunto all'interno della sezione exhibition di Liquida Photo Festival, è un chiaro esempio di come la fotografia possa partire dalla registrazione di fatti tangibili della realtà per indagare poi invece macro categorie anche filosofiche inspiegabili o comunque inafferrabili. In questo caso Francesco Stelitano ha fotografato quelle che appunto possono sembrare delle restituzioni di immagini digitali, in realtà siamo di fronte a una fotografia molto estremamente realistica. Con questi gel alimentari, praticamente Francesco Stelitano è andato a instillare un quantitativo di gocce scientificamente definito e ha scattato la composizione reagente all'interno di questa vaschetta, dimostrando come le leggi dell'attrazione e repulsione dell'entropia che governano il mondo poi possono generare delle forme incontrollabili e ingestibili, a dimostrazione di come tutte quelle forze che intervengono quotidianamente nella vita di ogni individuo siano non controllabili dall'uomo stesso. E quindi attraverso una registrazione fotografica di una realtà tangibile e non controllabile arriviamo a declinare visivamente un concetto estremamente filosofico e di lettura della contemporaneità. È fatto certo che al giorno d'oggi la comunicazione da parte degli artisti avvenga principalmente attraverso le piattaforme digitali, come soprattutto Instagram, che è un social media molto visivo e molto visuale. Ed è altrettanto vero che però la pagina Instagram, parlo di quello perché è il principale mezzo di comunicazione dei fotografi, sia poi una pagina autoreferenziale per quanto possa essere molto ben curata e seguita dall'autore stesso. C'è però questa linea d'ombra in cui, come dicevo prima, è necessario avere una chiave di lettura dei lavori dei fotografi ed è in questa insenatura che si colloca appunto il ruolo tanto del curatore quanto dei festival. I festival hanno appunto un compito fondamentale, che è quello di mettere in dialogo sullo stesso piano, nello stesso momento, il pubblico con gli autori, facendo proprio da trade unione, fornendo una chiave di lettura che è interpretativa del progetto stesso. Per cui ritengo che i festival non solo siano un punto di incontro molto proficuo per i fotografi per informarsi, per confrontarsi e raggiungere il pubblico, ma anche lato pubblico siano appunto i festival uno strumento fondamentale per approcciarsi in maniera guidata a qualcosa che normalmente viene percepito in maniera passiva e subito attraverso i social e ai quali appunto i festival riescono a dare non solo la forma di oggetto fisico, ma cercano di collocarlo anche in un contesto di significato che viene appunto guidato. Io dico sempre che la relazione tra un fotografo e il curatore è una relazione d'amore, cioè nel senso che come un matrimonio ci si fa una promessa di essersi fedeli, che non vuol dire però esclusivi, quindi un rapporto un po' particolare. Però sicuramente bisogna trovarsi, ascoltarsi, accettarsi reciprocamente, proprio come in una costruzione di qualsiasi relazione. Tendo ad avere dei rapporti molto umani con i fotografi, mi piace che mi raccontino tanto di loro, oltre che dei progetti, perché molto spesso gli autori tendono a distaccarsi un po' da quello che fanno, non riuscendoci, e invece la chiave di tutto è quella proprio di mettere molto di sé, rendendo quello che fanno universale, ed è questo il passaggio nel quale poi il curatore interviene per rendere quel racconto particolare fruibile da parte di tutti. Per me ovviamente è sempre un onore che un autore mi affidi il suo lavoro proprio come se fosse un figlio,
E quindi per me ogni progetto che seguo è un atto d'amore fondamentalmente, quindi sono sempre molto onorata e grata a chi decide di farsi leggere da me. Che cosa mi ha insegnato questo lavoro fino ad oggi? Sicuramente mi ha insegnato ad accettare molte sfide. Molto spesso mi è capitato di dovermi interfacciare con autori che a una prima lettura mi sembravano molto difficili da decifrare. Quindi mi sono dovuta mettere in discussione io per prima, molto spesso ho dovuto avvicinarmi a generi fotografici che non sono propriamente nelle mie corde e quindi ho dovuto anche mettermi molto in discussione, perché è sempre molto semplice curare i progetti di autori che conosci bene. Nei quali ti muovi con una certa disinvoltura, nei cui lavori ti muovi con disinvoltura, più difficile e più sfidante è approcciarsi a lavori che non conosci o di ambiti che appunto non mastichi bene. E quindi quello che mi insegna la curatela è quello di non dare mai nulla per scontato e di non porsi mai dei limiti, perché c'è una vastità di linguaggi e generi che possono essere raccontati, l'importante è mantenere fede alla propria linea e ricerca.